Alza bandiera e deposizione di una corona d'alloro da parte del prefetto Maria Teresa Cucinotta al monumento dei caduti in Viale Regina Margherita, alla presenza del picchetto di tutte le forze dell'ordine per il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Un momento seguito dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Abbiamo scelto di fare una festa assolutamente istituzionale. Abbiamo invitato le scuole che saranno presenti con una rappresentanza per rendere partecipi anche, diciamo, i più piccoli a questi che sono momenti istituzionali ma significativi che tutti speriamo possano condividere, compresa la cittadinanza, perché le ricorrenze così importanti, la festa dell'unità nazionale delle forze armate, è importante che abbiano dei momenti solenni, significativi, condivisi. Una ricorrenza, quella del 4 novembre, in ricordo dell'anniversario della vittoria nel 1918 e della fine della Prima Guerra Mondiale per l'Italia, per rendere omaggio ai caduti in guerra e di tutti coloro che in questi anni hanno perso la vita per la sicurezza e la pace della nazione. È un momento in cui ci si riconcilia con i valori fondanti del nostro Stato e della nostra democrazia. Averlo fatto alla presenza di tanti ragazzi in questa bellissima giornata è stato un momento di riconciliazione nazionale. In questo momento di difficoltà che attraversa il nostro paese, credo che sia stato un appuntamento importante per tutti noi e quindi credo che possiamo essere tutti soddisfatti. È un modo per ricordare, oltre l'unità d'Italia e gli uomini e le donne che l'hanno consentita, è un modo per ricordare anche gli sforzi che conduce il nostro paese all'esterno, al di fuori dei confini nazionali, per assicurare pace e stabilità in aree di crisi. È una data sotto un certo punto di vista triste, perché ricorda i nostri caduti, ricorda la guerra, ricorda chi si è immolato per la nostra bella Italia. Però nello stesso tempo, vedendo tutti questi bambini, questi volti sorridenti, si può pensare soltanto al futuro. È giusto ricordare il passato, è giusto ricordare i nostri caduti, ma è altrettanto giusto guardare avanti sempre. E con i ragazzi che c'erano qua oggi, che hanno cantato l'inno di Mameli, ci si è aperto il cuore.